Un incontro importante per comprendere il ruolo della famiglia e del terzo settore nelle politiche sociali. Parliamo del convegno per un nuovo welfare che si è tenuto a Palazzo dei Capitani di Ascoli. Un evento organizzato dal Comune per valorizzare la famiglia e l'associazionismo volontario, quali forze capaci di superare le limitazioni finanziarie dell'ente, promuovendo comunque un welfare di qualità. All'evento era presente come relatore il sottosegretario di Stato al Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Eugenia Roccella, che ha spiegato perché nel suo intervento ha messo in relazione la famiglia col volontariato. Perché ci sono delle somiglianze profonde fra il modo in cui la famiglia è capace di donare, di fare perno sull'amore e quindi sul dare ai propri componenti a partire dai bisogni, a partire dalle necessità, dalle fragilità e non per i meriti, e la cultura del volontariato, che è una cultura in cui questo stesso senso del dono, del dare secondo i bisogni, dell'assumersi le responsabilità si diffonde nella comunità. Quindi credo che sia giusto e opportuno ispirare una politica sociale che sappia rafforzare proprio la capacità di cura e la capacità di attenzione delle famiglie rispetto a questi soggetti deboli. Questo è il primo pilastro, diciamo, della nostra proposta, che è coerente con quello che ci ha detto Eugenia Roccella, con quello che sostiene il governo. Il secondo pilastro è il ruolo dell'associazionismo, di tutti coloro ovvero che ispirano la loro iniziativa a un principio ideale, morale, di assistenza e di sostegno al prossimo. Centrale nel convegno il tema della famiglia da sostenere attraverso politiche sociali adeguate. Noi dobbiamo lavorare per ridare con anche le politiche sociali forza e speranza ai giovani che possano sposarsi, possano creare figli e quindi possano creare quello che è la struttura, la forza, la base di una società.